Ciao e benvenuto in questo nuovo tutorial. Oggi ti faccio vedere come attaccare un bottone con il collo, così, con il controbottone, ma soprattutto ti faccio vedere come attaccarli in linea perfettamente dritta, all'altezza giusta, in maniera che non ti si creino quelle antistatiche pieghe quando la bottonatura non è esattamente precisa e soprattutto quando metti le cose nell'armadio poi vengono tutte le pieghe, brutto. Quindi ti faccio vedere come realizzarlo in maniera perfetta, impeccabile, in maniera sartoriale, ma soprattutto in maniera semplice e veloce. Perché io sono Veronica Forconi di Cosplay Fai Da Te e applico tecniche sartoriali professionali al mondo del cosplay, perché se ci sono tecniche che esistono da una vita, c'è un motivo. E quindi, beh, io mi sono formata e ho deciso di raccontartele. Quindi adesso partiamo. A cosa serve il controbottone? Se non conosci il controbottone, praticamente è una specie di rinforzo. Si utilizza soprattutto nei materiali, nelle stoffe, tessuti o maglia, che sono molto più delicati e che quando andiamo a tirare il bottone rischierebbe di strapparsi con il tessuto e quindi creare un buco. Quindi non è il filo del bottone, il filo con il quale abbiamo attaccato il bottone che si è strappato, ma si è proprio creato un buco nel tessuto. Quindi nelle lane cotte, nei boucle di lana cotta, in molti Chanel, in molti materiali molto delicati, sottoposti a sforzo, ad esempio, è importante mettere sempre il controbottone, perché poi dover rammendare quel punto è sempre peggio rispetto a averci pensato prima, aver attaccato un controbottone. Quindi leviamoci i problemi subito e ecco, risparmiamo poi il tempo e soprattutto creiamo una cosa spettacolare fin dall'inizio. Ed eccoci qua, come prendere i segni per andare a mettere i bottoni. Allora, in questo caso preciso, si va a mettere il sormonto uno sopra l'altro e prendo uno spillo e lo faccio passare. Stessa cosa, spillo nell'occhiello e lo faccio passare. Cambiamo inquadratura. Spillo nell'occhiello. E lo faccio passare. Adesso li spingo in basso. E cerco di sfilarli senza farli uscire dalla posizione. Ok. Adesso quello che devo fare è metterli su una linea uniforme. Quindi prendo un righello e vado a metterli a 1 cm. Quindi mi metto il segno all'altezza esatta del segno, però spostato di 1 cm, così quando andrò a mettere il sormonto andrà a coprirmi la parte della cucitura. Questo non mi serve, lo tolgo e proseguo. 1 cm. Centimetro. Ok, adesso ci giriamo. Andiamo ad attaccare i bottoni con il controbottone. Bottoni e controbottoni, eccoli qua. Quindi si prende il filo
Allora, ti faccio vedere come infilarlo senza dover leccare e centrare. Io sto guardando dalla telecamera, quindi prendi, lo metti così tra le dita, ci passi la pruna. Se non ti riesce la prima volta, non ti preoccupare, tanto passa. È garantito. Ci vuole un po' di pratica, ma passa. Poi prendiamo il filo in doppio, facciamo un nodo in fondo in questo modo. Prendi due fili, li giri e poi con il pollice fai scivolare e arricciare uno sopra l'altro le due coppie di fili, creando un nodino più o meno bellino. Ecco. Gli avanzi che non ci servono si tagliano via. Adesso entro nel tessuto, torno indietro, rientro. Tolgo lo spillo che non mi serve più, prendo un controbottone. Passo in uno degli altri fori. Prendo e rientro nella posizione. Sto attento che non mi siano rimasti dei fili in eccesso. Rientro e prendo gli altri due buchi adesso. E rientro nella mia posizione. Controlla sempre che non si sia arricciato. Adesso prendo un bottone e continuo. Entro all'interno del controbottone, esco e se ci sono già in un passaggio infilo direttamente l'ago all'interno del bottone, quello dorato. Così adesso devo solo rientrare e prendere gli altri due buchi. Così rientro qui. Entro nel bottone e rientro nel controbottone. Tiro per bene. Non tirare troppo perché sennò ti si spezza il filo. Soprattutto se usi il ditale tende a rovinare il filo quando lo utilizzi, quindi è per questo che io preferisco non tirare. Dopo che sei passato 3 volte e 3 volte, quindi sei, cioè in realtà 4-5 volte all'interno del bottone, fai 3 giri, quindi 1, 2 e 3, e 3 nodi, quindi viene così, 1, tiri, 2, sui miei social puoi trovare una diretta sui bottoni, su tutti i tipi di bottoni e le loro caratteristiche, quindi vai tranquillamente e almeno puoi capire perché questo si chiama collo, questa parte qui, e come, insomma, quali sono le principali, peculiarità di ogni tipo di bottone. Facciamo 2 punti indietro all'interno sotto il bottone e il nostro bottone è attaccato. Adesso vado ad attaccare gli altri. Ed eccoci qua, bottoni attaccati con i controbottoni. E adesso andiamo a provare la chiusura.
Vedi? Tirato. Non si vede il sotto. Questo è il risultato. E quando questo andrà a tirare, perché si tratta di una fascia elastica, io avrò tutto a posto. Se ti è piaciuto questo video, metti mi piace, iscriviti se non ti sei ancora iscritto perché stanno arrivando tantissime altre informazioni. Quello che hai visto nell'immagine è la cintura di Teferi e beh, ci sono ancora tante cose che ti posso svelare di questo costume, di come è stato realizzato. Ti farò ancora tantissimi tutorial, non solo su questo costume, ma in generale. E ti racconterò tante tante cose. Per quanto riguarda i bottoni, ricorda che sui miei canali troverai una live intera, anzi su Instagram addirittura due live, dove troverai tutte le informazioni e quindi anche la differenza tra il bottone con il collo, che è questo, è un bottone semplice, e perché vanno attaccati in un modo piuttosto che in un altro, i materiali, il lavaggio con determinati tipi di bottoni e un sacco di altre informazioni. Quindi dai, se non sei ancora iscritto, iscriviti, attiva la campanella. Attiva le notifiche, quello che c'è, così non ti perderai le prossime informazioni. Ci vediamo il lunedì alle 21:15 in diretta e mi trovi con tantissime altre informazioni sul mio sito www.cosplayfaidate.com, dove pubblico articoli, blog, raccontando che cosa ho fatto per i miei costumi, come li ho progettati, insomma, cose in più che sono magari più difficili da raccontare in video o piccole curiosità tipo dizionari del cosplay e troverai anche il mio primo videocorso di tessuti per cosplay ed altre cose che puoi cucire. Quindi se vuoi portare i tuoi cosplay ad un livello superiore, vai a vedere che cosa c'è dentro, lo trovi in link in descrizione perché veramente è fantastico e la prima lezione è completamente gratuita. E ci ho infilato un sacco di roba perché ho detto: oh, beh, almeno le informazioni fondamentalissimissimissime le devo raccontare a tutti. Quindi intanto comincia con quello e poi fammi sapere. Ecco, da parte mia e da parte di Mr. Cosplay, questo è tutto. Ci vediamo la prossima volta. A presto. Ciao.